Ciao ragazzi, eccoci qui a una nuova video recensione targata iPhone Italia. Oggi vi andiamo a presentare, come potete vedere, delle skin autoadesive prodotte dalla L&M, società italiana. Skin autoadesive che vengono prodotte sia per l'iPhone 4 che dietro, come potete vedere, di iPad 2. Queste skin sono chiaramente già perfettamente tagliate per gli iPhone 4 e per gli iPad 2 e ne abbiamo qui in visione due per ogni singolo iDevice e adesso andiamo anche a vedere l'effetto che avranno. Sono chiaramente tutte colorate per rendere unici i nostri dispositivi. Cominciamo con quelle dell'iPhone, diciamo così, e andiamo ad aprire quindi le buste, sperando che le mie unghie, che mi mangio quotidianamente, mi consentano di togliere lo scotch che tiene chiusa tutta la busta che contiene le skin. Ecco qui. Come potete vedere, sono dentro abbiamo semplicemente la skin. Questo è l'iPhone 4. Adesso andremo a cercare di inserirlo perfettamente. Chiaramente quando andremo ad inserire l'iPhone converrà tenere come segno di riferimento il tasto home per la parte frontale e chiaramente la fotocamera con il flash LED per la parte posteriore. Quindi andiamo a sganciare la prima parte e andiamo ad attaccarla sull'iPhone 4. E una. Andiamo a prendere anche la seconda, parte superiore, togliamo chiaramente quello che riguarda il nostro auricolare. Un attimino che prendo tutto quanto. Un attimo, ci sono. Ecco qui, nella parte frontale intanto vi faccio notare una cosa, la fessura che riporta chiaramente l'audio, quindi per poter ascoltare il nostro interlocutore, è leggermente più larga rispetto a quello che è la fessura stessa perché lascia scoperta chiaramente la fotocamera frontale. Andiamo adesso a prendere invece la skin posteriore, eccola qui, e andiamo ad inserire ovviamente anche la parte posteriore. Andiamo a togliere la relativa parte di skin che andrebbe a coprire la. Eccola qui, questo è il fronte, il retro per quanto riguarda il nostro iPhone. All'interno troviamo anche le due parti che servono per andare a coprire, diciamo così, anche la parte laterale per chi lo preferisse. Come potete vedere, sono skin che si agganciano in maniera semplicissima, lo attaccate adesso al volo senza nemmeno creare una bolla, quindi senza nemmeno poi premere particolarmente sull'iPhone, senza nemmeno pulirlo. Quindi, comunque, vi ripeto, sono veramente attaccate molto, molto facilmente. Questa è per esempio una per dare un tocco particolare al nostro iPhone e volendo comunque uno li può dopo togliere e cambiare con altre skin. Queste sono le parti laterali per chi volesse andarlo chiaramente a mettere anche sulla parte laterale. Ovviamente anche in quel caso fate riferimento alle fessure che ci dà l'iPhone 4, quindi i pulsanti del volume e qui invece per l'alloggiamento per la microSIM. Andiamo a vedere invece l'effetto su un iPad bianco, in questo caso un 3G per la precisione, del solito amico che mi presta l'iPad 2 non avendolo io ancora a disposizione, caro amico Marco, e andiamo a aprire ad esempio questa qua e vediamo a questo punto l'effetto che avremmo sull'iPad 2. Ovviamente il rumore che sentite è lo scartamento, è questo qua. Anche in questo caso, ops, è sotto sopra. Ci andremo ad aiutare con le fessure che ci fornisce
l'iPad 2, quindi andiamo a staccarne la parte frontale. In questo caso chiaramente è molto più ampia la superficie e andrà a coprire tutta la superficie stessa del nostro iPad, quindi dovremo avere maggior cura nell'inserimento di questa skin, ovviamente, essendo comunque tutto un unico pezzo. Ovviamente, ecco qua, un attimino, forse è meglio che interrompo, altrimenti verrebbe troppo lungo il video. Ed eccoci qui con il nostro iPad, tutto bello colorato, come potete vedere, e chiaramente anche nella parte posteriore. Vorrei farvi semplicemente notare che ovviamente tutte gli slot a disposizione sono comunque accessibili. Questo qui dove lo andiamo a accendere, la chiaramente importantissima fotocamera, e essendo comunque un 3G, c'è chiaramente lo spazio per poter andare ad rimuovere la SIM o comunque inserirla ogni volta che vogliamo. Più chiaramente il tasto muto oppure di switch rotation comunque a disposizione. Anche nella parte, io chiaramente adesso non l'ho attaccato benissimo, anche perché questo è del mio amico, quindi comunque dovrò rimuoverle. Restano comunque aperte sia la parte del dock connector che del componente audio. Queste sono due skin che abbiamo voluto inserire così adesso al volo, ma sul sito ce ne sono veramente tante a disposizione per rendere unici i nostri iDevice. Come potete vedere, comunque ne abbiamo anche un'altra, eccola qui, per l'iPhone, ci hanno mostrato, e questa tutta a fiori per il nostro iPad, quindi per il dispositivo. Solo un consiglio: quando andate ad inserire, ad agganciare anzi la schiena adesiva, vi conviene partire dalla parte superiore in modo da posizionare perfettamente il mettiamolo sotto sopra, visto che ci siamo, così lo potete vedere, in modo che riusciamo a agganciare benissimo la parte della fotocamera e chiaramente del sensore che c'è poco sopra. Questa è un prodotto che volevamo presentarvi, speriamo che vi sia gradita la nostra video recensione, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!